Buongiorno, mi sente adesso? Probabilmente andrà. Senta, io non so se ho fatto il numero giusto. Io ho un problema. Voi l'associazione animalisti? Ecco, ho un problema. Da stamattina alle 10 che ho una scimmia nel giardino. Ecco, ma è Non come, noi. Per ecco, ma come posso fare per... chiamare la forestale c'è un numero verde che è 1515, se non mi sbaglio, che l'hanno messo su tutti i giornali quando c'è stata l'emergenza della neve. Ecco, però, cioè, non è normale questa cosa. Non è normale, no? Mica tutti si trovano delle scimmie nel giardino. Dov'è sta scimmia? Cioè è scappata qualcuno, Ah, non lo so evidentemente. io non riesco a uscire da casa perché dalle 10 che è lì che gira nel giardino io ho paura. Eh sì, è bella grossa. Parte che il suo numero è oscurato, quindi io non posso neanche aiutarla richiamandola per dire, perché potrei cercare qualcuno che viene, però io non ho il suo numero e E quindi questo qua è il numero. è oscurato. Ah, allora è perché il numero di casa magari non esce. Io non so, io se anche ne trovo qualcuno che viene, io poi a chi lo mando? Cioè, bisogna che mi dia il numero di telefono perché contattino lei, no? Per venire. Sì, io abito qua in provincia di Alessandria. Di Provincia di che? Alessandria. Vabbè, ma noi siamo di Ravenna. Ah, porca miseria. Perché, non lo so, è dalle 10 che è qua che gira, io non riesco a uscire da casa e ho paura cioè mi aggredisca, perché è 1,60 m, sarà un po' più alta di me. Eh? No, io non so, io ho preso il numero Scusi, è 1,70 m, ma mi è scusi, 60. non ho capito, 1,70 m, 1,60 m, scusi, non lo so di preciso qua, penso che sia uno scimpanzé, qualcosa del genere. Perché c'era il circo qua, sabato c'era il circo qua, e non vorrei che sia scappato dal circo. forestale ad Alessandria? Io penso di sì. Lei per gli animali cosiddetti esotici, quindi Ah. telefoni al forestale della sua città. Ok. Qui siamo a Ravenna, d'accordo? Grazie. Saluto, buongiorno. Buongiorno.